Per Liberi TV oggi presentiamo Carla Campea. Oltre a essere la padrona di casa, è anche una buonissima collaboratrice. Sto conoscendo anche una buona amica. È qualcosa di più: è una persona votata all'arte, è una persona che ha fatto dell'arte la sua vita, ma anche interesse negli artisti emergenti. Allora, Carla, innanzitutto grazie per l'ospitalità. Dove siamo e cosa c'è intorno a noi? Allora, insomma, contentissima di ospitare altre forme di arte, come appunto stasera qui la presentazione del libro di Andrea Baricelli, ma soprattutto perché è un giovane emergente e questo insomma è qualcosa di anche di importante perché qui questo è uno spazio, è un atelier, è stato un atelier per tanti anni dove si facevano corsi di cera persa, quindi si coltiva l'arte, si è sempre coltivata e dove adesso si fanno anche esposizioni, ma proprio diciamo, per dare un aiuto anche a non solo agli artisti, quelli già affermati, ma soprattutto agli emergenti, anche perché ci troviamo in pieno centro e quindi è una situazione insomma anche abbastanza come dire, gradevole, no? E soprattutto per chi ha bisogno di avere una vetrina, una buona vetrina. Quello che è il principio che ha ispirato la rassegna letteraria Sei senza barcode, poter dare lo spazio agli autori emergenti che magari non hanno le forze, le capacità, anche capacità economiche, perché sappiamo Certo. quanto è complicato. In questa occasione, soprattutto, noi non abbiamo chiesto nulla ad Andrea, tu non hai chiesto nulla a me, è solo proprio l'insieme dell'amore per È il l'arte. piacere, infatti, è il piacere di queste sinergie, di questo scambio, perché comunque sia qualcosa io avrò di bello, di buono, di arricchimento e qualcosa dado anche a loro, a voi, insomma. Quindi è uno scambio, sono degli scambi che a volte si devono fare, al di là dei soldi. Fossimo di più a pensarla così sarebbe più facile per tutti quanti. La masterclass, avete fatto un'esposizione, una sfilata, aspetta. La masterclass, pochi giorni fa c'è stato un vernissage il 3 Il 3 di di... novembre, sì, appunto il 3 di novembre c'è stata la serata evento di questo bellissimo, diciamo, veramente bello perché è stata fatta col cuore, questa masterclass dove ha raccolto appunto 9 artisti del gioiello della cera persa, artisti che già in passato hanno lavorato e hanno fatto dei percorsi anche qui, molti anche qui di cera persa per poi ecco organizzare questa masterclass che è stata del gioiello figurativo, attenzione perché non era di cera persa ma era proprio della figura umana, del gioiello figurativo, quindi qualcosa di altamente specifico e quindi è stata appunto una masterclass di alta specializzazione dove si sono arricchiti di un bagaglio molto importante che è quello della scultura, dove lo hanno inserito nei propri gioielli, dando un percorso, dando una motivazione, ognuno ha dato il proprio, insomma, il proprio tema, ognuno ha espresso con la propria sensibilità il proprio gioiello e sono uscite delle cose veramente formidabili, molto molto belle, che sono state apprezzate veramente da tutti. Allora, siamo in via dei Cappellari 92, visto da fuori uno dice, ma che piccolo questo posto, invece è pienissimo di sensazioni, emozioni, arte, divertimento e tanti sorrisi. Carla sorride col viso, con gli occhi, è veramente una persona che vale la pena conoscere. Grazie. Prossimi appuntamenti? Guarda, prossimi appuntamenti, adesso il 15, siamo pronti per organizzare appunto il vernissage di una mostra di un artista che viene dalla Puglia, è un astrattista per cui sarà molto interessante vedere i suoi lavori, perché sono veramente formidabili e non vedo l'ora di aprire, diciamo, questa settimana, Nuova sì, questa nuova forma forma d'arte. d'arte. Allora, noi cercheremo di seguirvi, di stare molto vicino anche a questa nuova forma d'arte che vorrete ospitare. Ci aggiorniamo presto e un saluto da Liberi TV.